Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon giovedì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. La modella 25enne Priyanka Kapoor Chawla, originaria di Nuova Delhi, la scorsa domenica si è suicidata nel suo appartamento nella capitale indiana, lasciando un messaggio d'addio in cui racconta le continue violenze subite dal compagno. In Italia, secondo i dati Istat, dal giugno 2015 6.788.000 donne hanno subito nel corso della propria vita una violenza fisica o sessuale. Proprio per questo sono nate organizzazioni ed associazioni che si occupano di prevenire o almeno di aiutare le donne vittime di violenza. Come mai la società indiana ha portato una donna a suicidarsi, secondo lei? È la cultura che hanno in India. La cultura che non rispetta la donna, che non rispetta i diritti delle donne, come in tanti altri paesi del mondo. Per la cultura di quel paese, come trattano le donne, come loro sono sommessa a fare così, perché sono abituate che non hanno le diritto che come essere umano, come persona, uguale uomini e donne. Di là la donna se la tratta come inferiore. E loro già nascono con quel concetto e per quello succedono queste cose, penso io. Beh, insomma, mi sembra abbastanza chiaro. È una società maschilista, è una società violenta, cioè se nasce una femmina è una disgrazia. So, alcune cose le so così. Però voglio dire, ci sono anche tanti burka, se vuoi, anche in Europa, nella libera Europa. Quindi io non saprei cosa dire, solo sdegno, sgomento. In Italia invece viene tutelata? Assolutamente no, secondo me no, visti i dati e le statistiche, assolutamente no. Gli uomini, secondo me, sono ancora un po'... sembra che abbiano paura. Non del tutto, vedi stipendi. Io penso che in Italia, che è un paese della comunità europea, come Spagna, sono spagnola, io penso che qua no. Questo dipende della persona, nel circolo che si muove, però se tu hai un'educazione con una normalità... Penso che non dovete succedere queste cose, questo sta nella persona e non lasciarsi dominare per altre persone, non fare quello che uno vuole fare. E io penso che l'educazione, questo è l'educazione da casa e nella scuola. Cosa spinge un uomo a impossessarsi della vita di un'altra persona? È il delirio di possesso, insicurezza, incertezza, penso questo. La prima cosa è... perché qualche problema psicologico deve avere, so, principalmente, e poi la sua educazione nell'ambiente nel che lui abita, se magari ha avuto maltratto, se magari la sua famiglia ha successo quello, ha visto quello, ha vivuto quello da piccolo, e quindi lui fa quella cosa che lui ha vivuto. È un retaggio culturale, è stato allevato in una certa maniera e quindi questo ne determina poi un comportamento futuro. E poi forse questo comportamento si rende conto che gli dà dei privilegi e quindi non lo vuole lasciare, e da condividere, cioè di essere alla pari non gli piace proprio, ecco. E perché secondo lei molte donne non dicono niente, non fanno nulla? Perché la donna secondo me è molto più emotiva, è più in una sfera inconscio emotivo che dà un altro valore al sentimento, mentre un uomo è più votato e indirizzato al successo, al potere, e quindi ritorniamo al discorso educazione. Cioè, in un certo senso anche le donne forse sono responsabili, no? Perché poi è la mamma quella che ti educa, quindi la sensibilità dovrebbe esserti fornita da lei. Ma una donna innanzitutto dovrebbe denunciare fino dalla prima volta che si prende anche solo una parolaccia o uno sberlone o uno schiaffo dal compagno, dal marito, ma poi secondo me molto prima, già dalle scuole elementari, inculcare un attimino nei ragazzi proprio questo diritto delle donne di essere tali. Molte donne quando non lo fanno, perché secondo lei non lo fanno? Cosa spinge loro a tenere tutto questo nascosto?
una pseudo dignità, vergogna, il bisogno di essere mantenute, anche questo, perché se non hanno un lavoro, ignoranza, paura. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.